Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video. No, 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 non ce la faccio, non ce la faccio. Leggo fumetti da quanto ormai? 15 anni e il canale esiste da 6. E in tutto questo tempo, per quanto pesantemente criticassi un'opera, era difficile che non riuscissi a trovare almeno un paio di dettagli che si salvavano. Ma con questa proprio non ce la faccio! Siamo nel 2006. Star Comics, per festeggiare i suoi 20 anni, rilascia alcuni albetti speciali. Tra di essi possiamo trovare una storia di Jonathan Steele, il meglio di Star Magazine e questo. Albert, che definirei speciale soltanto nella sua accezione peggiore. Questo fumetto è probabilmente la roba più brutta che io abbia mai letto e come Bane ha spezzato la schiena e soprattutto la volontà del Cavaliere Oscuro, così questa roba ha spezzato me. Mi ha spezzato dal ridere e dal piangere, il più delle volte contemporaneamente. La verità è che leggendolo ho guardato troppo a lungo nell'abisso. E adesso l'abisso ha guardato dentro di me. E io devo esorcizzare queste pagine, devo tirarle fuori dalla mia testa, e l'unico modo in cui lo posso fare è parlandovene in video. Coraggio, all'opera. Sigla. Chi è Luca Tiraboschi? Luca Tiraboschi è un delegato di rete, produttore e curatore Mediaset, a cui dobbiamo la paternità di programmi come Buona Domenica, il Festival Bar e Ciao Darwin. È stato per qualche anno anche direttore di Italia 2 e presidente di Boeing. Ma di questo ci interessa relativamente poco perché, come conferma la sua pagina di Wikipedia, è anche un fumettista. Tra le sue opere, oltre ad Albert, troviamo l'horror Goccia Nera e Winter, che mi ero completamente dimenticato di avere. Abbiamo la serie completa in cofanetto di Winter, che non ho la minima idea di cosa sia, però l'ho trovato a qualcosa come 6 o 7 euro, non mi ricordo, da libraccio e non potevo lasciarlo lì. E a distanza di 3 anni non solo non l'ho ancora letto, ma con queste premesse mi passa completamente la voglia. Ma arriviamo al nocciolo della questione. Di cosa parla Albert? Beh, come si può immaginare, dalla copertina il protagonista è Albert Einstein, che vediamo vecchio e stanco in una casa di riposo. Continua però a dedicarsi alle sue ricerche che, a quanto pare, hanno sempre avuto il fine ultimo di sconfiggere la morte, cosa che tra l'altro è già riuscito a fare in un certo senso. Sapete che cos'è E uguale MC al quadrato? La formula dell'energia? Stupidi ignoranti, mettetevi il cappello a punta e andate dietro la lavagna in punizione. E uguale MC al quadrato è una dimensione parallela creata da Albert Einstein in cui il tempo non scorre e alla quale si può accedere attraverso un passaggio segreto che sta dietro una delle librerie della sua casa di riposo. A un certo punto un ratto finisce per caso nella dimensione parallela e comincia a mutare in questa sorta di mostro macrocefalo. Seriamente, perché la sua testa deve essere così sproporzionata rispetto al corpo? La creatura assume il controllo di E uguale MC al quadrato, cazzo quanto mi sento stupido a dirlo, e bandisce Einstein nel passato, più precisamente nella Svizzera degli anni 60, dove incontrerà la sua versione più giovane. E sì, leggo lo smarrimento nei vostri volti anche se non posso realmente vedervi. Come fa Einstein a incontrare il se stesso più giovane negli anni 60, quando lui è morto nel 1955 all'età di 76 anni? Dai Kuro, magari Tiraboschi intendeva gli anni 60 dell'Ottocento. Primo, no, lo possiamo vedere da questo signore palesemente hippie. E secondo, Einstein nasce nel 1879, gli anni 60 lui non li ha mai visti in nessuno dei due secoli. Ok che si tratta di un'opera di fantascienza e non di una biografia, ma stiamo comunque parlando di Albert Einstein, probabilmente il fisico più importante della storia, mica l'inventore delle scoregge con le ascelle. Se proprio devi andare a scomodarlo per renderlo il protagonista della tua storia, almeno abbi una mezza idea di quando è vissuto, Chris. E sempre a proposito di Einstein, sapete che aspetto aveva da giovane? Questo? Ma ovviamente no, era un bel ragazzo alto e palestrato con uno stiloso ciuffo bianco che indossava una maglia nera attillata con sopra il simbolo del nucleare. Ah, lo sapete che nell'interpretazione di Tiraboschi la madre di Einstein era una cartomante che sapeva leggere il futuro? Approfitto di questo momento anche per portare alla vostra attenzione i dialoghi che sono scritti in un italiano così inverosimilmente aulico che persino Gualtiero Cannarsi, se li leggesse, direbbe a Tiraboschi di darsi una calmata. Qualche esempio? Il professore certamente non vedrebbe di buon occhio la mia presenza qui senza il suo benestare. Non permette neppure al personale addetto alle pulizie di fare il proprio lavoro. Perché?
perché un altro insignificante pulviscolo deve venire a disturbare la quiete dei miei spazi, tanto vasti quanto così pare mal frequentati? Sono più forte, più vitale, posseggo poteri che neanche immagini e tutto questo porterà inevitabilmente a determinare ciò che voglio. È davvero incredibile, mi hai raccontato una storia, la tua, che credimi avrei pagato io per sentirmela raccontare. E quanto a te, quanto a quel che non puoi fare, che tu per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci. E a proposito di questo dialogo che il vecchio Albert ha con la sua versione più giovane, lasciate che ve lo legga per intero. Mi chiedi se ti credo? Ho viaggiato nel tempo fino a ritrovare te, il me stesso di 40 anni fa, cosa può stupirmi oltre? Oddio, è vero, quindi le teorie le ho concretizzate io. Allora ancora non l'hai capito, credevo di essere stato chiaro. Io sono te e tu sei me. Oddio, è vero, quindi le teorie le ho concretizzate io. Sì, lo stesso balloon si ripete due volte, come succederà di nuovo più avanti, ma in modo ancora più demenziale. Una chicca che mi tengo per il finale. In generale, il lettering di tutto il volume sembra sia stato fatto con una superficialità assurda. Si passa da errori grammaticali a vignette come questa, in cui un'unica frase viene distribuita su due balloons diversi senza cognizione di causa. Ma Cristo santo, non l'hanno riletta nemmeno una volta sta roba prima di mandarla in stampa. Comunque, se pensavate che la storia fosse folle finora, aspettate di sentire che cosa succede adesso. Albert torna nel presente seguito dalla sua versione più giovane dopo che questi si erano scambiati i braccialetti che la madre gli aveva regalato. Vanno in E uguale MC al quadrato e sconfiggono il ratto mutato fondendosi in un essere bicefalo che sembra la versione del discount del tribunale vivente della Marvel. Finita la fusione, per un qualche motivo, ad Albert giovane vengono i superpoteri, come era stato predetto dalla madre. Alla luce di ciò gli cucisce un costume da supereroe, ovviamente, che però anziché darglielo direttamente preferisce mettere in un pacco e spedirlo alla casa di riposo del vecchio Albert, a cui arriverà dopo 40 anni. Perché? E a questo punto, signori, eccovi la seconda demenziale ripetizione di Balloons. Eccolo! Ma è enorme! Come ho fatto a non notarlo prima? Chissà cosa sarà. Eccolo! Ma è mamma! Come ho fatto a non notarlo prima? Chissà cosa sarà. Non vi dico quanti tentativi ho fatto prima di riuscire a leggerlo senza cacciarmi a ridere. Cristo santo, io lo confermo, questa roba non l'hanno riletta neanche una volta prima di mandarlo in stampa. Adesso il vecchio Albert e il giovane Albert possono scambiarsi di epoca quando vogliono e il volume finisce con una bellissima splash page del terribile costume confezionato dalla madre. E guardando insieme questa immagine vorrei cordialmente ricordarvi che questo è Albert Einstein. Io non so come questo fumetto sia finito stampato. Io non so come una persona sana di mente che lavora in una casa editrice possa anche solo leggere la sceneggiatura di sta roba e pensare che sia accettabile. Tra l'altro il prezzo di copertina è 4 euro, che sì, oggi è la media dei Bonellidi, ma nel 2006 Dylan Dog costava 2,50 euro. Questo è sterco prezzolato! Adesso però sono libero. Mi sono sfogato, giustizia è stata fatta, questo fumetto non ha più potere su di me. E chissà, il prossimo potrebbe essere Winter. Grazie per aver assistito a questo delirio. Vi ricordo che se volete sostenermi potete lasciare un like, condividere il video o, se vi sentite particolarmente generosi, farmi una piccola donazione o un abbonamento su Tipeee, ricevendo anche esclusive ricompense. Il link è in descrizione, dove trovate anche tutti i miei social, che sono pochi. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, lasciate un bel like per sostenermi. Arrivederci a tutti e al prossimo video. I disegni però sono di Massimo Noè e devo ammettere che sono belli. Una cosa positiva l'abbiamo trovata.